scusate ragazzi. Chiudono. No, non a casa, senza rispetto è diverso. Ciao Lucci. Basta! Non a casa. Non veniamo più. Non veniamo più. E non a casa. Basta. Allora. No, però non a casa, non a casa. Senza rispetto. Non rispetta i suoi cittadini, è una vergogna immane, questa è la vera vergogna, questa è la vera vergogna, la vergogna di un primo cittadino che non ascolta nessuno, è una vergogna ragazzi, è una vergogna. Parliamo di quello che dobbiamo parlare, poi vediamo quello che si può fare, però lei ci deve accettare, noi siamo cittadini di Como, abbiamo io 15 dipendenti, loro hanno allora, tutti i dipendenti, noi, a noi è calato l'incasso, signora, lei pensa che io le porti più dipendenti? È un mese che no, vi dico no, ma noi non vogliamo venire soltanto in tre. Ma sono venuto tutta, diverse volte. No, però tutti veniamo. Veniamo tutti, ci sediamo e parliamo. Tranquilli, ci sediamo e parliamo. Io prima voglio incontrare un altro punto. No, senza averlo incontrato. Lei lo faccio di tutto, ma noi siamo civili. Quando ci incazziamo. No, vabbè. Ma mi scusi, se posso intervenire. Come no? Non ci saremmo mai visti. Adesso, tutto però dire che non, non dire che non vi incontro, perché anzi avete iniziato dicendo non vogliamo più parlare al primo incontro con dei fogli bianchi, sindaco non abbiamo più niente da dirti perché tanto ci hai fatto solo perdere tempo, giusto o no? Quindi siete voi che non volevate l'incontro. Allora, sono tutti dei tentativi. Siamo arrabbiati perché vogliamo essere ascoltati dal nostro sindaco. Perché? Abbia pazienza, la gente vuole fare prima incontro, io ho risposto, chi lo sa che ho risposto, io ho chiesto di incontrare la delegazione, un mese fa. Venite a dire cazzate. Mario, per noi non è una cosa di tutti i giorni venire a prendere la macchinetta, Mario. Abbiamo sempre cercato di essere civili, gli assicuro che Mariolino, stai andando a prendere la macchinetta. Ma vado, non è stato facile, la rabbia e la frustrazione
che stiamo provando. Non, guardi, noi siamo... non ci siamo. Perché abbiamo parlato anche più noi volte. Noi stiamo cercando di ottenere posso un incontro, un dialogo. Allora, il periodo di sperimentazione. Ma che cazzo si sta confrontando? Ma c'è già per il culo ancora. C'è già, ed ecco il credo. Mi credo, mi credo. Ma no, ci sentiamo al telefono e noi ci mettiamo d'accordo per trovarci. Siamo qua, siamo delle persone fisiche. Loro lo pretendono, non lo sentono. Loro pretendono. Non succede niente. No, no, no. Noi siamo persone corrette. Siamo solo in cazzo. Avessi paura farei un'altra cosa. Però le volevo fare notare questo. Non è questione di paura, è questione dei suoi cittadini. Ci ma perché dopo tutti questi lunedì l'unica volta che si è degnato di ascoltarci uscire è l'unica volta che urliamo vergogna? Signora, no. Scusi, perché? Signora, con tutto faccia questo la brava, faccia la brava, sì, faccia la brava, non è vero, no, è la prima volta che reagite, no, dovevamo no, arrivare a questo, non è vero, allora la prima volta con avete fatto i foglietti e ha detto non abbiamo più niente da dirti, la seconda volta eravate da basso e non vi chiedevate un incontro, vi dicevate altre cose, l'incontro me l'avete chiesto dopo la quinta volta, lei lo sa quante volte, siate bravi, dite le cose come sono, 3 anni che cerchiamo di parlare, tutte provocazioni, non stiamo a fare, no, bella, diciamo le cose vere, poi dopo ma le cose vere sono quelle che stanno accadendo adesso, sì, non c'è la storia, la realtà, non so se mi sta rendendo conto, noi sì, mi credo, è una situazione, lo so, ma è una situazione che non è più sostenibile. Come? Non è sostenibile, gente che lavora, non possiamo, è una situazione, non c'è nessuno dal lunedì al venerdì, dal lunedì al venerdì, non c'è una domenica, la gente c'è, non è che uno lo discuta, ma mi creda, da lunedì a venerdì non è più sostenibile, non è sostenibile, mi creda, bisogna trovare una soluzione, che non c'entra niente la politica, c'entra la sostenibilità della vita economica del cuore della città. Non gli interessa niente, non gli interessa, non la faccio.